Allora, Fabrizio Di Stefano è stato approvato il rendiconto 2019. Secondo lei l'amministrazione Ferrara ha mentito? Perché? No, non è che l'amministrazione Ferrara ha mentito. L'amministrazione Ferrara ha detto la verità. Hanno mentito in campagna elettorale perché hanno basato tutta la campagna su un presunto stato di dissesto del comune di Chieti, frutto della precedente gestione. Era stato detto in campagna elettorale che avrebbero, come primo atto, dichiarato il dissesto economico del comune. Avevano detto che avrebbero incaricato una task force di esperti per spulciare veramente nei meandri questo bilancio che evidentemente non era corretto. Hanno nominato assessore una esterna in virtù, un assessore tecnico in virtù della propria professionalità, e di questo gli rendo merito, proprio per valutare questo settore così nevralgico e così difficile. Beh, questo assessore ha dichiarato che con alcune specifiche problematicità, ma che il bilancio era corretto e lo hanno approvato loro, quindi smentendo la illiceità di questo bilancio, smentendo il percorso da iniziare per ottenere il riconoscimento di comune dissestato, perché è evidente che bastava non votare e si andava immediatamente verso il dissesto. Non l'hanno fatto, allora basta con le menzogne. Questa maggioranza, ora è il tempo che governi, e il primo atto che hanno fatto nel governare è quello di riconoscere che quel bilancio consuntivo era un bilancio che poteva essere approvato. Al contrario di tutto quello che hanno detto durante tutta la campagna elettorale. C'è un dato che invece prendo con positività da questa amministrazione. È finita l'ostracismo verso chi non ha quattro quarti di sangue teatino. Per tutta la campagna elettorale mi hanno sbeffeggiato in nome della teatinità perché io non ero nato a Chieti. Oggi hanno nominato in un settore strategico così importante, premiando la professionalità, e questo glielo riconosco e quindi gli apprezzo per questo, un assessore che non solo non è nato a Chieti, ma che non risiede neppure a Chieti. E questo mi sembra un dato importante. Quindi non è più necessario avere quattro quarti di sangue teatino, secondo questi amministratori, per poter amministrare il comune di Chieti. Tardi, ma lo hanno riconosciuto. Anzi, sono andati oltre, adesso sono passati da un cesso all'altro. Hanno detto implicitamente che non c'è neanche un teatino che fa la tua professione, che fa il giornalista, che è in grado di fare l'addetto stampa del comune di Chieti. Hanno dovuto prendere l'addetto stampa del comune di Chieti da Pescara, e mi fa piacere che hanno premiato un'altra professionalità indipendentemente dalla residenza e dalla nascita. Ma sicuramente anche questo è un curriculum di qualità, tant'è vero che mi sembra che abbia fatto sia l'addetto stampa per il comune di Pescara, sindaco Alessandrini, sia l'addetto stampa per il comune di Pescara, sindaco D'Alfonso. Ah, D'Alfonso in qualche modo rientra sempre in questo comune di Chieti. Mi fa piacere questo, mi dispiace che hanno dovuto certificare che a Chieti non c'è un giornalista in grado di fare l'addetto stampa del comune a guida Ferrara. Mi dispiace veramente molto, io non la penso però così. Mario Colantonio, cosa è emerso da questi primi atti dell'amministrazione Ferrara? Beh, l'amministrazione Ferrara, che chiaramente ne è insediata, sta facendo l'ordinaria amministrazione, cioè sta allestendo quello che sarà poi il lavoro futuro. Si sono trovati un po' in affanno con i documenti di bilancio, ma adesso sarà una successione di atti da portare in consiglio, conseguenziale all'approvazione del bilancio consuntivo. Approvazione del bilancio consuntivo che dimostra, con il voto di 21 consiglieri della maggioranza, ne mancava solo uno, dimostra la piena
la piena validità di un consuntivo che era stato visto come un disastro per il comune di Chieti, un comune ormai sull'orlo del dissesto e quant'altro. Approvando questo hanno smentito loro stessi e tutto ciò che è stato detto in campagna elettorale, ma soprattutto all'atto dell'insediamento. Gli sono bastati 10-15 giorni per capire che il meccanismo contabile del comune di Chieti non è un meccanismo che porta al dissesto, ma è un meccanismo da rimettere a posto dal punto di vista degli incassi. Il periodo non è favorevole sicuramente, quindi le carenze di liquidità che abbiamo avuto noi croniche in questi anni l'avranno anche loro sicuramente, perché per una crisi generale, per questa sopravvenuta Covid che sta generando più povertà sociale, e vediamo cosa saranno in grado di fare. Adesso ci hanno già notificato degli atti per il bilancio consolidato, per cui presumo che in queste successive 3-4 settimane questa amministrazione procederà a dare motore, ad approvare tutte gli atti di bilancio passato che gli consentono di addivenire a un'assunzione di 12 figure professionali entro la fine dell'anno, grazie anche alla validità del bilancio consuntivo. Staremo attenti al loro operato, vigileremo sugli atti che stanno producendo, fino adesso ben pochi, però vedremo nei prossimi giorni. Una cosa è certa, lo staff che si sta allestendo in comune già è di 3 unità superiori a quelle che aveva la precedente amministrazione, quindi si passa da uno staff di 4 a 7 unità, e già questo è un dato saliente, perché si vede che c'hanno più persone da accontentare. Vediamo, andiamo avanti, vedremo che succede. Sì, per concludere, vengono accantonate alcune problematiche ordinarie per dar spazio alle problematiche legate al Covid. Allora, sicuramente oggi questa amministrazione dovrà lavorare sull'ordinaria amministrazione, ma soprattutto con il nuovo DPCM che è alle porte, presumo che avverranno riduzioni anche di attività scolastiche nelle elementari, nelle medie e nelle asili, perché questa città purtroppo oggi sta producendo tantissime persone da attenzionare, sia domiciliarmente che addirittura già, che hanno già contratto il Covid, soprattutto nelle scuole. Sono notizie quasi quotidiane di aumenti di bambini che contraggono il Covid nelle scuole nelle scuole primarie. Per cui oggi l'attività che andranno a ridursi faranno sì che questo comune dovrà fornire per un periodo di tempo, speriamo limitato, dovrà fornire meno servizi, quindi saranno meno problemi alle loro, a sopperire alla carenze che ci possono stare sui servizi a domanda individuale, servizi alla persona. Speriamo che questa pandemia si riduca, però ho seri dubbi, avendo vissuto anche in precedenza la precedente pandemia, quella della primavera, del fine inverno e primavera, ritengo che purtroppo la situazione si sta aggravando giorno per giorno. Quindi bisognerà lavorare in sintonia anche per pensare ai bisogni dei cittadini.